radio della Bimbi Web Radio. Io sono Alessandro Alex e curo la direzione artistica di Rock Island Festival da 10 anni. Rock Island Festival è un festival in provincia di Bergamo, gratuito, che ha raggiunto quest'anno il suo 20° anno, diciamo l'apice di una crescita. È un festival che nasce in provincia ed è destinato alla provincia, nato da determinate esigenze di territorio. Nel 92, nato da un'idea utopica di un gruppo di ragazzi che, insomma, per varie vicissitudini sono arrivati a realizzare questa cosa che, insomma, è cresciuta e si è evoluta e è diventata quello che state vedendo. 20° anno, quindi una festa importante, una ricorrenza importante da festeggiare con dei nomi importanti, con un'edizione importante, in un contesto ampliato. Rock Island quest'anno si raddoppia, ha due palchi, ha la raddoppiata, ha dei nomi molto importanti della scena indipendente dalla quale noi andiamo sempre a pescare. Quest'anno, oltre al ritorno dei One Dimensional Man con un disco nuovo, avremo i Bass Spencer Blues Explosion, avremo il Zoo, avremo gli Hawken, ma soprattutto avremo l'unica data bergamasca e gratuita della tournée dei Verdena, che sono di Bergamo. Cioè, immaginatevi per Bergamo una data gratuita dei Verdena, insomma, diciamo che è piuttosto pesante come situazione. La fortuna grossa di questo festival, o comunque la fortuna grossa dei ragazzi che organizzano questo festival ancora dopo 20 anni, è che lo spirito non è cambiato mai. Quindi dal punto di vista degli organizzatori c'è sempre la voglia di fare un prodotto quadrato, coerente, che abbia dei riferimenti precisi, che sia ricollegabile a un target ben definito. Insomma, abbiamo imparato a dialogare con un certo tipo di pubblico, e con quel pubblico dialoghiamo da, non dico 20 anni, forse le prime edizioni erano piuttosto ingenue, ma sicuramente da una 15 anni. Dal punto di vista indipendente, invece, della musica indipendente, dal punto di vista indipendente si mica bene poco, l'esigenza comunicativa di chi prima era nel pubblico è diventata poi l'esigenza comunicativa di chi è diventato un artista. A me piace ricordare Vasco Brondi. Vasco Brondi, che non è un mio riferimento artistico, ma sicuramente è un mio riferimento comunicativo. È una persona che fino all'altro giorno era di fianco a me a vedere i concerti, e poi, insomma, le luci della centrale, sappiamo, cioè la centrale elettrica, sappiamo quello che stanno facendo, sappiamo cosa è diventato Vasco, sappiamo che riferimento si è diventato per un certo tipo di ambiente. La necessità di comunicare in un frangente sociale nel quale la comunicazione è stata falsamente presa in pugno da chi ha dettato i ritmi e i tempi un po' per tutti. Questo forse è l'aspetto maggiore dal punto di vista artistico. Dal punto di vista dei numeri, Rock Island sta crescendo, sta diventando sempre di più un riferimento. Noi quest'anno siamo passati da 5 sere a 6 sere. La prima sera, che tra l'altro è la sera che ci conviene anche presentare, è una sera dedicata ad un'etichetta del territorio, un'etichetta di Bergamo, si chiama Fumaio Records. Produce 4 realtà molto molto importanti, con una necessità forte di essere esportate, che sono Caso, la Nevicata dell'85, Bancale e Garage Ermetico. È una serata importante perché teoricamente questo è quello che ho voluto come manifesto di questo festival. Quindi un festival che comunica con una nazione intera, ma che comunque è radicato molto sul territorio, e dal territorio continua ciclicamente a trarre linfa vitale per rinnovarsi, per aggiornarsi, per diventare qualcosa di nuovo, di volta in volta. E poi i nomi grossi che vi ho fatto, domani continuiamo con Zoo, Hawken, Verbal, poi ci saranno Ghea, Verdena, come vi dicevo, ci saranno One Dimensional Man, ci saranno Hardcore, che è il mio gruppo di riferimento da anni, ci saranno gli Spread, ci saranno Bud Spencer Blues Explosion, ci sarà il Cielo di Baghdad, gli AIM, i Virginiana Miller, i Mariposa, i Bangara, ci saranno 2 palchi, 23 concerti gratuiti. Organizzare in provincia è fondamentalmente una mannaia sulle dita,
è impossibile, è un po' utopico, soprattutto quando scegli di comunicare in provincia, scegli un prodotto molto ben delimitato da questo punto di vista, perché la provincia è eterogenea, perché la provincia fondamentalmente non ha necessità di particolari contenuti, la provincia ha bisogno di svago, perché la provincia è il Texas, lo sappiamo, fondamentalmente esiste un weekend dove non si deve pensare. Fare una roba del genere in provincia è difficile da questo punto di vista, proprio per il riscontro che hai col pubblico. Noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo molto coeso di volontari che lavorano per tutto l'anno dal punto di vista comunicativo, organizzativo, a livello artistico e grafico, e per un paio di mesi almeno dal punto di vista proprio materiale, quindi costruire dal nulla una cucina piuttosto che un tendone, piuttosto che un palco. Mi sono successe di cose nel corso degli anni, star qui a raccontarle sarebbe anche complesso. Per esempio, durante l'inverno molte band suonano in locali dove non è possibile neanche offrirgli un cachet adeguato, questo almeno, addirittura il pernottamento. Quindi io vivo da solo, ma realmente tutti quelli che suonano poi vengono a dormire a casa mia. E su una bacheca io ho una serie di saluti o di ricordi delle band che dormono da me. Questa bacheca si è ampliata nel corso degli anni, adesso ho una parete di messaggi scritti su post-it da ragazzi che sono passati a dormire da me, sai, dopo 3-4 anni diventa una cosa carina, se no, cioè, ci sono vicissitudini pazzesche, tipo l'anno che abbiamo fatto Cesare Basile e Marco Parente insieme. Avevano voglia di andare di notte al cimitero di Crespi, che è una località tacciata di magia nera da queste parti, e mi ricordo che da sbronzissimi quella notte siamo andati a Crespi terrorizzati. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio dei Navigli, Radio dei Navigli perché siete sui Navigli. Un saluto agli ascoltatori di Radio Navigli, no aperitivo forever, ragazzi, mi raccomando, poca movita. Questo va tutto bene.